Buongiorno, sono Federico Donò, uno dei titolari della Donò & Soci, una società di Torino che opera nel restauro di beni culturali. Oggi vi voglio parlare dell'allestimento del grande dipinto di Carlo Pittard, la Fiera di Saluzzo, fatto in occasione della mostra Cavalli, Costumi e Dimore. Il nostro lavoro, infatti, non consiste soltanto nel restaurare i dipinti, ma anche aiutare i musei ad allestire e disallestire le mostre temporanee. E così è stato fatto con il Pittard. Il dipinto a olio su tela è di grandi dimensioni ed è stato per lungo tempo conservato a Torino, avvolto su un rullo di legno, nei depositi della Galleria d'Arte Moderna. Nel 2006 la nostra società è stata incaricata di verificare lo stato conservativo dell'opera. In tale occasione il dipinto è stato quindi srotolato da rullo e sottoposto a un accurato studio. Dal 2006 passiamo alla fine dell'anno scorso, quando il dipinto è stato nuovamente fatto uscire dai grandi magazzini della gamma per essere esposto. Movimentare un dipinto di queste dimensioni, anche se rotolato, non è un'impresa facile. Il rullo aveva una lunghezza di circa 9 metri per un diametro di circa 1. Una volta portato all'interno della sala espositiva, il dipinto è stato srotolato come nel 2006 ed è stato montato su un nuovo telaio realizzato da Jean Negri. Il vecchio telaio ligneo, già di restauro, non era più considerato idoneo a sostenere il peso considerevole della tela. Una volta che l'opera è stata sollevata e appoggiata alla parete, abbiamo proceduto alle operazioni di pulizia della superficie con soluzioni acquose calibrate nel pH, nella conducibilità e addizionate con un debole tensioattivo. Successivamente abbiamo consolidato alcuni piccoli difetti di adesione nella pellicola pittorica, specialmente lungo i bordi. Il lavoro dei storici dell'arte, dell'impresa che ha movimentato il dipinto e il nostro lavoro ha fatto sì che si potesse scoprire nuovamente un dipinto di impareggiabile bellezza.